È stato con una cerimonia intensa e con grande partecipazione che, a ridosso delle celebrazioni della festa della liberazione dal nazifascismo, l'ANPI ha intitolato la sede del Vomero Arenella all'avvocato ed ex parlamentare Vincenzo Maria Siniscalchi, scomparso il 12 febbraio scorso proprio durante l'inaugurazione del circolo dell'Associazione Partigiani di Piazza Muzzi. Una cerimonia toccante alla presenza dei familiari dell'avvocato Siniscalchi. Ecco le parole di sua moglie Marinella. Una bellissima iniziativa, non soltanto perché appunto è in memoria di Vincenzo, ma appunto perché nei valori della democrazia. Per Gianluca Daniele, segretario generale SLC-CGL Napoli e Campania, Siniscalchi è sempre stato un punto di riferimento della sinistra e la sua lezione è valida ancora oggi, in un momento molto particolare in cui siamo costretti a difenderci dai rigurgiti del fascismo. Io credo che sia stato doveroso, anche visto il ruolo che lui ha sempre svolto qui al Vomero, all'Arenella e in generale diciamo nella sinistra, nelle forze progressiste della città di Napoli. Sergio Costa, vicepresidente della Camera, ha definito Siniscalchi un amico di Napoli, da sempre baluardo della Costituzione. Noi oggi rammentiamo la figura di Vincenzo e gli intestiamo l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia perché rappresenta in questo momento un baluardo per la Costituzione, per la Repubblica Italiana. Vincenzo è stato uno dei grandi di Napoli, uno dei grandi d'Italia. All'intitolazione anche il presidente dell'ANPI Napoli, Ciro Raia. Possiamo dire che è morto da partigiano, ecco, e quindi è doveroso da parte degli iscritti a questa nuova sezione dare il nome di Vincenzo Siniscalchi.